Ma buongiorno, venite, entrate che ho già preparato la colazione. Spiegati che sono già in ritardo. Whenever. In English or in Italian? Sorry. In Italian. Ah, ok, excuse me. Questa è la mia colazione. È uno dei miei momenti preferiti della giornata. Anche di Lillo, che vorrebbe mangiare tutte queste cose, ma ovviamente poverino non può. Che buono. È buonissimo. Io amo mangiare i cornetti la mattina, ma anche le fette biscottate con un po' di burro e la marmellata. Poi amo anche la frutta, mirtilli, lamponi. Non rinuncio veramente a niente. È il mio pasto preferito in assoluto. Devo dire che mi concedo anche un po' di tempo ed è il motivo per il quale sono sempre, sempre in ritardo. E da quando è arrivato Lillino, sono ancora più in ritardo, perché come si fa? Come si fa? Vuoi venire in radio con me? Vuoi venire con me? Vorresti a casa a dormire? C'ha sempre sonno questo cane, perché è ancora piccolino, è un cuccioletto. Comunque, bevo un caffè e andiamo. Ecco, ho suonato anche la sveglia. Andiamo, dai, che se no faccio tardi. Ed ecco, questo è un altro momento fondamentale della mia giornata, perché dopo aver fatto una colazione abbondante amo prendermi cura della mia pelle. Lo faccio tutti i giorni e cerco soprattutto tutti i giorni di avere una pelle luminosa, perché lavorando chiaramente con il viso è fondamentale essere sereni, anche perché quando sono arrabbiata si capisce subito. Allora cerco subito di mettere la mia crema e di fare sempre la mia beauty routine senza rinunciare ovviamente anche a questo momento, anche se ovviamente sono in ritardo, come sempre. Ma cosa fate? Siete ancora qui? Dai, che adesso mi devo preparare. Pronta? Che dite? Vi piace il mio look? Come no? Così perfetta. Andiamo. Sì? Va bene. Dai, va bene. Sì, però posso richiamarti? È perché sto andando adesso in radio, sono in super ritardo. Ok, grazie mami. Un bacino, ciao, ci sentiamo dopo. Sì, va bene. Ciao. In realtà è una bugia bianca, perché ho il tempo di fare un test, che una mia amica mi ha mandato questo test super interessante. Oh, aspetta, mi metto comoda. Iniziamo subito il quiz. Sono più giorno o più notte? Vediamo. Start. Qual è il momento in cui sei più produttiva? Dalle 8 alle 11 o dopo le 17? Su questo non ho dubbi. Dopo le 17, ovvio. Prima delle 17 non sono una persona normale. In quale di queste caratteristiche ti riconosci di più? Passionalità o creatività? Forse creatività? Però anche passionalità, sono siciliana, figurati. Non sopporti chi mente o chi porta negatività? Io forse chi porta negatività. Sì, in assoluto. Per te una decisione è significativa o permanente? Allora, in questo caso penso di essere una persona abbastanza sicura di me, quindi quando fa una scelta è quella e non cambia idea. Però ci sono delle volte in cui invece ritorno sui miei passi, che non so se è una cosa positiva o negativa, ma direi permanente, nella speranza di diventare ancora più convinta quando faccio delle scelte. Il tuo partner deve essere coerente o passionale? Allora, deve essere sicuramente passionale, ma se deve essere una relazione duratura, coerente. Se no, no. Ultima domanda. Preferisci andare a un concerto o andare al cinema? Allora, amo andare al cinema. Sono un'appassionata di cinema, però ultimamente, visto che non vado a un concerto da un sacco di tempo, metto un concerto. E vediamo cosa sono. Sono più notte. Ti nutri dei raggi della luna, il momento migliore della giornata per te parte dopo le 7 di sera, confermo. Quando ritrovi i tuoi ritmi e le tue energie, confermo.
Tu sei come la notte, potente, misteriosa, inarrestabile. Che poesia. La freschezza e il brio di questa parte della giornata tu li trasporti nel cuore e soprattutto nei tuoi amici. Che carino questo testo, mi è piaciuto un sacco. Ah, ma siamo già arrivati? Sì. Ok. Ho avuto giusto il tempo. Ma siete ancora qui? Vabbè, dai, datemi un passaggio a casa che devo andare a prendere Lillo. Possiamo andare.